Oggi parleremo delle cuffie in-ear AudioMax. Ciao a tutti, benvenuti in questa mia nuova video review. Oggi voglio parlarvi di un paio di cuffie in-ear distribuite dall'azienda Avantech e precisamente sono le AudioMax modello EM7R. Andiamo subito ad aprire la scatola per vedere cosa contiene. Allora, aprendo la scatola troviamo subito questo comodissimo custodia con il logo della marca AudioMax che ci consentirà di trasportare comodamente le nostre cuffie. Allora, all'interno ci sono appunto le nostre cuffie, poi nella parte superiore con questa retina elastica troviamo il piccolo libricino delle istruzioni e i gommini in silicone di ricambio per di varie dimensioni che ci consentiranno di adattare gli auricolari in modo perfetto a seconda del nostro padiglione auricolare. Poi abbiamo pure questa pinzettina piccola. Aspetta, l'apriamo. Ecco qui, questa pinzettina che verrà messa nel cavo per poi essere attaccata nel bavero della giacca oppure nella nostra t-shirt per far sì che il telecomando, questo di qua che è provvisto di microfono, sarà posizionato in una posizione consona. Allora, la cosa che salta subito all'occhio di queste cuffie è la tipologia del cavo, infatti è quello praticamente fatto a piattina anti-aggrovigliamento, cosa molto comoda. Poi, come abbiamo visto prima, abbiamo il nostro telecomando, dove c'è il piccolo foro del microfono, nonché nella parte laterale abbiamo la levetta che ci consentirà di regolare il volume al nostro piacimento, basso, alto, come dicevo prima, al nostro piacimento, e il tastino che serve per accettare o rifiutare la chiamata o per mettere in pausa o per mettere in play il brano che stiamo ascoltando. Gli auricolari veri e propri sono qui, sono fabbricati in alluminio, qui abbiamo pure il logo dell'azienda, AudioMax. Sono neri e alluminio. E nella parte finale abbiamo lo spinotto da 3,5 mm, fatto appositamente a forma di L, che ci consente di essere inserito comodamente nel nostro smartphone in una posizione corretta e non scomoda. Ok, ora vi farò ascoltare due file audio che contengono la registrazione sia con l'utilizzo del microfono delle cuffie, sia con l'utilizzo solo del microfono del mio iPhone. Prova di registrazione diretta attraverso iPhone 6S Plus. Prova di registrazione utilizzando le cuffie in-ear AudioMax modello EM7R. Allora, come avete potuto ascoltare da questi due file audio, il microfono ha una buona resa, l'audio insomma della registrazione vocale ha degli ottimi risultati. Per quanto riguarda la cosa più importante per l'ascolto musica, allora devo dire che il suono è pulito, però i bassi non li ho sentiti molto pronunciati e infatti ho dovuto equalizzare bene la traccia audio che stavo ascoltando per potenziarli ancora di più. Allora, poi per quanto riguarda il prezzo posso dire che rientro nella fascia la fascia economica degli auricolari in-ear, quindi non lo so, ve lo consiglio se siete alla ricerca di un paio di auricolari economici e con un design carino, con una resa accettabile, anzi più che accettabile, perché dopo aver, insomma, come avevo detto prima, dopo aver regolato un po' i bassi rispetto agli altri, il suono è diventato molto più
coinvolgente, diciamo. E niente, cosa dirvi? Ripeto, se siete alla ricerca di un paio di cuffie in-ear economiche, potete anche valutare la possibilità di acquistare queste cuffie Audiomax. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video, vi comunico come sempre che ci saranno altre video recensioni, e vi ringrazio e vi mando alla prossima. Ciao!